Car tablet dedicato BMW, in questo caso X3. Cosa possiamo offrire? Possiamo offrire monitor integrati come originale, quindi come vedete stiamo usando la stessa predisposizione, o addirittura riusciamo ad offrire monitor da 10,25 pollici esterni dove diamo il supporto originale e il monitor viene un pochino più avanti e di dimensioni un pochino più grandi. In questo caso come originale. Sfruttiamo tutta la sezione originale, joystick originale come vedete. Gestione musica, gestione video, queste sono tutte app che si usano tramite la USB originale e due USB che abbiamo installato nel cassetto portaoggetti. Poi abbiamo il file manager che serve per inserire file dentro all'hard disk del tablet, quindi foto, video, APK, tutto tramite file manager. DVR se vogliamo collegare un videoregistratore per trasmettere immagini, dashboard, check del veicolo, contagiri. Poi passiamo alla sezione Android. Qui siamo su Chrome. Il Play Store non si apre perché stiamo aspettando il cliente per inserire l'account. Programmiamo Maps con la posizione real time, ci chiede l'autorizzazione per dare il segnale. E adesso si sta configurando. Parliamo di un top di gamma, Android 9, 4 giga di RAM, ROM 32 giga. Guardate la velocità, display antiriflesso. Il Bluetooth. Consigliamo per tutti i veicoli dei clienti che hanno il Bluetooth originale, si configura l'originale. Per tutti coloro che non ce l'hanno, basta andare qui e potete usare il nostro Bluetooth. App per il CarPlay, app per il DAB, app per il sensore pressione gomme, app per gestire lo skin mirroring. Quindi potete condividere tramite tutte le immagini del vostro display direttamente sul tablet. Per iPhone è più complesso perché iPhone comanda lui, non comandate voi, quindi va acquistata un'app a pagamento e potete fare questa funzione detta screen mirroring. Adesso andiamo in sezione originale, perché la sezione originale è importante perché il cliente può vedere le informazioni veicolo, vettura, olio, filtri. Gestione radio. Telefono. Connect Drive. E poi, come dicevamo prima, info vettura. Stato vettura. Qui andiamo a vedere. Informazioni della macchina. La macchina in origine non ha la retrocamera, un domani che vuole inserire la retrocamera la possiamo fare noi, però attiviamo le linee guida, sensori di parcheggio attivi come vedete, abbiamo una macchina dietro. Per andare in Android basta schiacciare e siamo pronti a utilizzare Android.